La poesia non è scrivere poesia, è percepire, vivere, essere presente. Poi quello che sono le emozioni vengono trasmesse, vengono scritte con ricerca, con fatica, con passione, con approfondimento. Però è così estasiante, è così gratificante. Penso che nella nostra società quello che è l'amore è un po' bistrattato, ci sono tanti altri valori, il soldo, la carriera, il successo. L'amore viene sì qualcosa che è un pochino superficiale, invece l'amore è la cosa più importante, perché l'amore è legato alla solidarietà, è legato all'essere vicini, è legato all'essere vivi, è legato alla nostra grande emotività. L'amore è in grado di dare, di dare. E la poesia d'amore non è altro che per me che un'espressione di quello che è poi questa grande capacità interiore, questa voglia di amare. Purtroppo oggi della poesia d'amore parlano e scrivono prevalentemente le donne, perché le donne hanno più sensibilità, hanno più voglia di farlo. L'uomo sembra che se debba scrivere d'amore sia un qualcosa, un minus, sembra un qualcosa di inferiore a quelli che sono gli altri valori, la storia, l'amicizia, la solidarietà, i grandi, la pace. Mentre invece l'amore è la base di tutto. E ci sono pochissimi scrittori italiani, io ad esempio ricordo Corrado Calabro che scrive con un libro del 2004, però se devo pensare a scrittori italiani, uomini, al momento non mi viene in mente nient'altro. Invece per me scrivere poesie d'amore da parte di un uomo è qualcosa di interessante, di gratificante, è qualcosa che pone e fa comprendere che l'uomo può provare, può vivere e avere dei sentimenti molto intimi, molto, molto profondi, e di grande spessore emotivo. In una società che dà priorità a quelli che sono i valori del denaro, del successo, della carriera e lascia i poeti al margine, il poeta è lo specchio riflesso della società. Per cui se il poeta non ha lo spazio, non ha considerazione, non ha comunque, non può essere anche sentito come persona che va ad esaminare quello che è l'animo più profondo, è chiaro che la società si impoverisce, la società si ingrigisce, la società diventa una società, diciamo così, materialistica, senza quello che è la valorizzazione dell'animo, della sensibilità, senza quello che poi sono i veri valori. Che è importante che ci siano in una generazione. Questo materialismo porta prima di tutto all'aridità dell'animo e di conseguenza con tutte le conseguenze pratiche, per cui anche chi ha aridità d'animo, ad esempio, non pensa di investire nella cultura, non pensa di investire nel rispetto di tutto quello che è di architettonico, di culturale, ad esempio il crollo di una parte degli scavi di Pompei è emblematica, cioè chi non ha sensibilità, chi non ha cultura non si cura di curare quelli che sono gli aspetti della bellezza, della cultura, dell'arte, perché è questa la massima espressione dell'uomo, non è certamente nel costruire un grattacielo di 100 piani in acciaio, è nella ricerca della cultura, nella ricerca dell'arte, è in questa bellezza che veramente l'uomo si può realizzare e l'uomo può essere veramente se stesso. Negli anni 60 il poeta era visto come un qualcuno illuminato, come un qualcuno a cui chiedere dei pareri, da intervistare, un saggio che sapeva esprimere delle opinioni, mentre invece adesso il poeta assolutamente è come se non esistesse nella nostra società, è emarginato e viene un pochino, possiamo dirlo, ghettizzato, come se fosse un qualcuno che è fuori dal tempo, è fuori dal mondo, è fuori da quelli che sono i valori di questa società moderna, la pubblicità, il marketing, il successo, la carriera e i soldi soprattutto, mentre invece il poeta è sempre visto come qualcuno un po' al margine, quando invece il poeta, come disse anche Igor Mann, il poeta rappresenta l'ultimo gradino prima della verità.
Beh, l'editoria in Italia è finalizzata al marketing, questo qui è evidente, quindi tutti i piccoli scrittori e poeti, se fossero anche di grande qualità, di grande prestigio, non avrebbero spazio nell'editoria tradizionale, se non pagando loro stessi il libro che vanno a stampare. L'editoria è legata a quello che è il marketing, a quello che è la televisione. Se un personaggio è in televisione, scrive un libro. Avete fatto caso che quasi tutti i comici italiani hanno scritto un libro? Che naturalmente non hanno scritto loro, o comunque li hanno scritti, perché questo è il mercato. E avete fatto caso che alcuni libri, io ci ho fatto caso, alcuni libri magari per 3 mesi, 6 mesi hanno un grande risalto, pubblicità, televisione, quello che, dopodiché spariscono completamente dalle librerie. Cioè questo non è fare editoria, questo non ha nulla a che fare con fare editoria, questo vuol dire fare del marketing, far vendere, guadagnare soldi. Il libro diventa uno strumento commerciale, non diventa uno strumento culturale, e questo infatti è effettivamente negativo. Almeno la mia speranza e il mio auspicio è che chi guadagna così tanto facendo questa editoria di marketing, almeno che riservi una nicchia agli autori, ai poeti di qualità, di prestigio, che li faccia conoscere. Questo insomma è importante, che possa essere conosciuto anche l'editoria di qualità, l'editoria soprattutto legati ai poeti. Ci sono tanti poeti e scrittori che non hanno assolutamente spazio nell'editoria. Ma l'editoria è legata alle solite multinazionali, l'editoria segue principi, e è vero che in Italia ci sono tantissimi piccolissimi editori, ma sono piccolissimi editori che non riescono a sopravvivere, che adesso con l'avvento di internet cercano di promuoversi anche a livello, anche con questo mezzo. Però è chiaro che l'editoria è strumentalizzata, è comandata dalle grosse multinazionali, e quindi sarebbe auspicabile un cambiamento di tendenza, sarebbe auspicabile che ci fosse spazio anche per tutti quegli autori di qualità, di prestigio, che non riescono ad avere altrimenti spazio. Di poesia non riesce a vivere nessuno, sia perché in Italia i libri di poesia non si vendono. Qui addirittura c'è un assurdo, che ci sono molti più poeti, cioè molto più gente che scrive poesia. Io che sotto questa cosa vorrei però distinguere e fare una distinzione. Cioè un discorso è scrivere poesia, e scrivere poesia lo può scrivere chiunque. Un discorso è essere poeti è un altro concetto, essere poeti è un qualcosa che nasce da un'interiorità, da un senso della vita, da una sofferenza, da una gioia, da tante cose, e tutto questo quando viene messo insieme produce la volontà di scrivere qualcosa. È molto diverso, e quindi c'è anche questa differenziazione tra chi scrive poesie. C'è tanta gente che scrive poesie e, senza voler essere eccessivi, comunque tante cose sono piuttosto banali. Non è scrivendo banalità che si può pretendere di essere poeti. Poeti si è se c'è dietro di sé un vissuto, una sofferenza, comunque un'interiorità, e lo si riesce ad esprimere non in maniera superficiale, ma in maniera profonda. In Italia non si può vivere con la poesia. Infatti tutti i poeti, anche quelli più famosi, anche quelli che già sono nelle antologie, pur essendo in vita, fanno un altro lavoro. C'è chi è insegnante, c'è chi si occupa di tante altre cose, e la poesia viene relegata un pochino a quello che è apparentemente un hobby, anche se non lo è. Quello che volevo dire però è che, ad esempio, in tanti altri paesi stranieri, al nord e anche all'est, succede che invece il poeta viene sentito, fa le conferenze nelle scuole, fa le conferenze nelle università, viene chiamato nei talk show, ma non per
per fare spettacolo, viene chiamato nei talk show. In questo modo, se questa fosse la considerazione sociale del poeta e dell'importanza che ha il poeta come specchio di quello che è, di quella che è la società, allora forse potrebbe anche vivere con la poesia. Ma il premio Nobel per la letteratura, è vero che anni fa veniva assegnato a chi aveva effettivamente le capacità e le qualità. Oggi è più una questione di marketing, è più una questione politica ed è più una questione di immagine commerciale, di immagine internazionale, cioè chi riesce a promuoversi nel migliore dei modi e chi ha gli vari addentellati politici può riuscire a farsi segnare il premio Nobel. Questo sinceramente non è molto simpatico, non è neanche molto gratificante, perché anche in questo caso l'immagine, la promozione, il marketing va sopra e va a discapito di quello che è la qualità artistica, la qualità culturale di un autore. Ricordo che quando la Zimbosca vinse il premio Nobel era assolutamente sconosciuta ai più e divenne famosa anche in Italia successivamente al premio Nobel. Però comunque i giudici di Stoccolma fecero un esame sulla qualità. Certamente un libro di poesia non può essere un instant book, un libro di poesia per quanto mi riguarda deve essere toccato, accarezzato, c'è un fascino intrinseco in un libro, c'è la stessa grafica, lo stesso profumo delle pagine, per quello che anche se oggi ci sono poesie via internet, il libro per me ha un fascino incommensurabile, è un fascino eterno, perché il libro è racchiude in sé quello che è, come dire, l'essenza della poesia. Quindi ben venga da una parte anche un pochino di quello, se vogliamo divulgare la poesia, di quello che è la forma elettronica via internet, però il libro cartaceo ha un suo fascino assolutamente inimitabile. Io ho un rapporto sensuale con il libro, con la carta stampata, mi piace accarezzarlo, mi piace vedere che è anche consumato, che è anche un pochino consunto, perché il libro è un vissuto, il libro è un qualcosa che rimane e in cui qualcuno ha scritto qualcosa di sé. Sono interessato a Miłosz perché è un grandissimo poeta ed è piuttosto sconosciuto, perché ha scritto delle cose bellissime, profondissime, tipo «Lasciate ai poeti un istante di gioia o perirà il vostro mondo», che dice tantissimo con questa frase, dice tantissimo. Dice che il poeta ha necessità, ha libertà, deve avere la possibilità di esprimersi, altrimenti quello che è il mondo vostro, dicendo vostro, dice che c'è una differenziazione tra quello che è il mondo del consumismo, materialismo, del denaro, rispetto a quello che è il mondo più interiore, più di sogno, più di speranza del poeta. Ma se perirà il vostro mondo, vorrà dire che la società non avrà più spazio, la società non avrà più possibilità, la società non si potrà evolvere verso la bellezza, ma la società degenererà verso quello che è gli elementi negativi, il materialismo e diciamo l'isolamento, l'individualismo. Questo è quello. E Miłosz con la sua poetica è grande, è espressivo e l'ho amato da subito. Ecco, i giovani degli anni 60, 70, 80 potevano contare su De André, su Guccini, su Gaber, e quindi questi poeti che mettevano i loro versi in musica, facendone delle canzoni, facendone dei monologhi, era bellissimo, era interessante. Adesso, oggi, già da anni, non c'è nessun altro, io non saprei individuare nessun altro, se non forse Paolo Conte, che io amo ascoltare.
fare, è bello questa capacità di questi autori di scrivere poesie e di non di musicare poesie, ma di fare delle poesie, fare le canzoni, fare le musiche, creare questa unione, creare questo sinallagma perfetto tra poesia e musica. Le radio che comunque dovrebbero avere una certa autonomia, che comunque dovrebbero essere anche punto di sistematico, di ricerca, di proposizione, non trasmettono più i brani di Guccini, di De André, qualcosa di De André forse, ma poi sono sempre le stesse, tanto meno di Gaber non trasmettono assolutamente nulla. E anche lo stesso Paolo Conte. Ecco, le radio avrebbero una funzione importante, far conoscere questi poeti musica, far conoscere quello che è la bellezza di queste parole. Ripeto che le parole sono parole poetiche, le parole non sono fine a se stesse, le parole nascono da un'esperienza di vita, da un'emozione, da una sensazione, da una creatività. Per questo le parole hanno la loro importanza, il loro peso. Ma secondo me, cioè, tanti artisti italiani hanno molto più successo all'estero che in Italia. Io so che mi hanno detto di un amico che c'è un gruppo musicale abbastanza impegnato che in Grecia ha un successo strepitoso, fa gli spettacoli, eccetera, mentre invece in Italia è assolutamente sconosciuto. Paolo Conte in Francia è conosciuto, è stimato, lo invitano alle conferenze, lo invitano a fare i concerti ed è osannato, mentre invece in Italia sì, piace, ma è comunque limitato a un gruppo ristretto di persone. Per non parlare poi del Giappone e della Cina, ci sono artisti che lavorano solo in Giappone, italiani, solo in Giappone e in Cina, perché là c'è una grossa considerazione, una grossa stima per gli artisti italiani, cosa che non c'è in Italia. Ma perché non succede questo in Italia? È molto semplice, perché c'è un controllo sistematico delle major su tutto quello che è l'attività discografica, su tutto quello che sono gli spettacoli principali, su tutto quello che sono gli eventi principali. Non c'è spazio per persone anche note, anche di qualità, anche di prestigio, che abbiano, che non ha, che non siano inseriti in certi meccanismi. E in Italia una delle cose che assolutamente manca è la meritocrazia, a tutti i livelli e in tutti i settori, anche nell'arte, nella cultura, non ha spazio per i meriti culturali, artistici, per lo studio che poi è inerente a quello che è un discorso di merito e di conoscenza, bensì ha spazio chi ha delle conoscenze, chi ha un appoggio politico, chi ha un appoggio a vari livelli, eccetera. Questo è assolutamente negativo, è assolutamente deleterio, perché persone con capacità, poeti, scrittori, che avrebbero anche possibilità di farsi conoscere, di fare conoscere il proprio pensiero, perché questo è il concetto fondamentale, far conoscere il proprio pensiero. Quello che è interessante è far conoscere la propria poetica, i propri pensieri, non tanto far conoscere il personaggio in sé per sé, però se in Italia il personaggio non è conosciuto, non viene assolutamente neanche a conoscenza quello che è il proprio pensiero poetico o il proprio pensiero come scrittore. Giovani, giovanissimi considerano che la poesia in Italia sia una cosa ormai soppassata, ormai vetusta. Perché? Prima perché non gli viene insegnata e quel poco che gli viene insegnata male. Quando invece io ho avuto delle esperienze per cui anche ragazzi, giovani, anche ragazzini, se sono posti in un certo modo, la poesia gli viene presentata in un certo modo, un modo fruibile insieme alla musica, in un modo dialogato, in un modo che viene anche spiegato, si appassionano, perché la poesia appassionante, la poesia è qualcosa che crea, la poesia ti può fare sognare, la poesia ha questa incommensurabile qualità di legare la realtà al sogno. E chi altro lo può fare in maniera così preponderante e così vissuta e così istintivo? E quindi non è forse colpa dei giovanissimi che considerano la poesia qualcosa di sorpassato, di vetusto, bensì della società che non dà la possibilità a questi
questi giovani, di conoscere la poesia, l'arte, la musica, la letteratura, per far sì che si possano comunque, che possano trovare delle motivazioni, che possono trovare tutti la bellezza, perché la forma artistica è una forma di bellezza e la bellezza è un qualcosa che affascina ed è qualcosa che comunque è gratificante. La scuola ha una responsabilità grandissima per quanto riguarda la mancata formazione artistica e culturale delle giovani generazioni. E la scuola è un qualcosa che dovrebbe rivoluzionare completamente, dovrebbe mettere quello che è l'arte, la conoscenza artistica fin dalle elementari, riuscire a giocare con la poesia, a giocare con la pittura, a giocare con la scultura fin dalla prima elementare. Senza mai smettere, perché da noi c'è la concezione che se una persona si vuole fare una scuola tecnica, una scuola professionale, è sufficiente che conosca questa cosa, senza invece non avere un minimo di esperienza dal punto di vista artistico e culturale. Ma chi l'ha detto? Questo non è assolutamente vero. Nei paesi nordici, nei paesi dell'est, l'operaio fa il suo lavoro, poi magari in bicicletta va a teatro di sera e ha una formazione teatrale, perché è giusto che sia così, perché la cultura deve essere fruibile da tutti, la cultura è di tutti, e perché tutti abbiamo dei sentimenti, tutti abbiamo delle emozioni, tutti dobbiamo vivere questo che è la bellezza di queste emozioni. Si può fare tanto di più per la poesia, si deve fare tanto di più per la poesia, l'arte e la cultura. Io non ricordo, ma da anni, da decenni, di aver visto in televisione un programma dedicato alla poesia. Questo è la cosa più aberrante, delle cose più assurde, i rifacimenti della plastica facciale, cioè le cose più assurde, ma non si parla assolutamente della poesia. Qualcuno avesse nella sua illuminazione o nella sua intuizione la possibilità di organizzare uno spettacolo a livello televisivo in cui la regina e la poesia abbinata con teatro, musica, danza, eccetera, avrebbe un successo incommensurabile. Perché? Perché le persone hanno bisogno della poesia, hanno bisogno di parlare con se stessi, hanno bisogno di ritrovare dentro di sé le emozioni, hanno bisogno di avere un senso della vita che li faccia andare oltre quello che è la materialità quotidiana. Quindi dare spazio alla poesia in tutti i livelli, con i mass media, con conferenze, con dibattiti, dare spazio alla poesia è quello che mi sento di dire nella maniera più forte e più decisa possibile.